Abbiamo costruito un teatro qui in un paese, San Demetrio nei Vestini. Questo teatro si chiama Teatro Nobel per la Pace e quando c'è stato il terremoto abbiamo un po' modificato il nostro lavoro, perché prima lavoravamo in termini sia nazionali che internazionali con il teatro e attraverso esperienze nelle arti visive. Abbiamo deciso poi invece di dedicarci al lavoro in questi territori. Questo perché? Perché pensavamo che la ricostruzione necessaria fosse anche quella sociale e culturale. La Convenzione di Faro in qualche modo scrive quello che noi già da anni stiamo portando avanti, che è un coinvolgimento e un dialogo continuo con le comunità. Lavoriamo nei piccoli centri e in questi piccoli centri abbiamo sperimentato quello che era un lavoro che non ci apparteneva, che era proprio quello di comprendere l'identità che potranno avere questi luoghi e queste persone in un futuro prossimo. Ecco, questa è stata la nostra scoperta più importante, quella di riuscire a coinvolgere, oltre che come spettatori di questo possibile dialogo con loro, ma anche proprio come autori, perché i temi che abbiamo trattato in tutta una serie di eventi e di spettacoli erano proprio la conseguenza e acquistavano la forma all'interno del sistema delle arti contemporanee, partendo da cose che ci hanno suggerito e in qualche modo guidato loro.